Per riparire delle immagini, prima di tutto dobbiamo selezionare una foto. Andiamo a Google Maps e nella barra di ricerca digitiamo il nome del luogo che noi cerchiamo. Scorriamo la barra un pochino in giù e selezioniamo le foto. Tutte le foto indicate con il piccolo simbolo del cerchio a 360 gradi sono foto a 360 gradi. Ora basta soltanto cercare la foto che va meglio per la nostra ricerca, per il nostro lavoro. Una volta che ho selezionato la mia foto, vado in alto nella barra degli strumenti e copio l'URL, la stringa con l'indirizzo. Osservate anche l'icona dove è indicato il nome dell'autore della foto. Nel caso in cui è indicato il nome, ricordatevi l'attribuzione. Adesso cambiamo l'immagine, l'URL, dobbiamo scaricare l'applicazione Street View Download 360. Basta individuare il sistema operativo che avete e scegliere l'applicazione per quel sistema. Streetview.com o anche meglio https://sv.appio.eu è il sito dove adesso andiamo a ricavare l'URL che dobbiamo copiare. Cercate la scritta Load Panorama, carica il panorama. Selezionate l'icona e incollate il link che in precedenza avete copiato. Ora sulla destra in alto vedete una stringa, sempre con il simbolo di icona che dovete copiare, perché questo è il link che vi serve quando aprite l'applicazione sul vostro desktop. Cliccando l'icona si apre questo semplice schermo e su Panorama ID andate a incollare il vostro link. Scegliete la dimensione per fare il download del file e cercate e selezionate la posizione sul vostro PC dove voler salvare. Ora basta cliccare Download Panorama, l'immagine verrà salvata nel vostro PC contenendo nelle informazioni tutti questi dati che vedete qua. Ringrazio in modo particolare il collega Luca Paolini che per prima mi ha insegnato come salvare un'immagine 360 da Google Maps. Un piccolo extra, in questo sito non possiamo soltanto ricavare il che abbiamo bisogno per il download, per possiamo anche cercare nuove immagini. Dobbiamo trovare l'omino arancione e dal momento che viene selezionato appaiono tanti piccoli punti azzurri. Ogni piccolo punto azzurro rappresenta una foto a 360 diversa presente nell'ambiente. Quindi basta semplicemente rilasciarlo sopra, poi vedrete nella foto a destra che potete vedere se questa foto è adeguata per i vostri fini. Sulla destra in basso troviamo il nome dell'autore dell'immagine, questo è importante, per l'attribuzione. Ricordiamoci sempre le norme di attribuzione per Google Maps e Google Earth, citiamo in modo corretto l'autore e la fonte. Altrimenti non possiamo utilizzare questi contenuti.